Che problema c'è con te? Come se non avessi accettato lo scontro all'inizio e adesso non mi stessi scrivendo perché pensavi di vincere e invece non stai vincendo! Siamo tornati a essere giocatori onesti. Giocatori onesti. Come se... Capitano, non rompermi i coglioni. Come se lo fossimo mai stati... No, in realtà siamo giocatori onesti, ma ci comportiamo al meglio delle nostre capacità per cercare di vincere. Al contrario di quanto vogliono far credere tanti altri. Dunque, analizziamo la sessione. Mi sa che Faschi... C'è lui. Lui voglio killarlo. Oggi, ragazzi, riutilizzeremo un mezzo incredibile... Eccolo qua. Ma con l'oppressor sta questo. Dicevo, un mezzo incredibile, formidabile, adattissimo per fare le kill se si è in due, non da soli. Da soli ci sono mille mezzi più utili, ma visto che tanti lo usano come se effettivamente fosse il mezzo definitivo, proveremo a fare come loro. Andiamo fino a Sandy Shores. Probabilmente il fatto di andare fino a Sandy Shores per killarlo mentre sta su un oppressor lo farà incazzare molto. Ritestiamo anche la velocità di questo velivolo, che in realtà è abbastanza veloce, ma c'è sempre lo stesso problema, che se tu acceleri mentre vai in avanti questo sale di quota, quindi devi metterti a fare così. Devo ancora imparare bene, devi metterti a accelerare e mollare, accelerare e mollare, accelerare e mollare, se no ti trovi nella stratosfera nel tempo che sei arrivato a destinazione. Lester, io chiamo te, non tu chiami me. Non puoi neanche dire premi sia l'acceleratore che il freno insieme, perché se lo fai inizi a scendere di quota, quindi devi per forza mollare e premere, mollare e premere, che di fatto non ti permette di andare alla velocità massima, no? Non ti permette di accelerare con tutte le capacità di questo aereo, di questo elicottero, mi correggo. Comunque non si è mosso, per cui probabilmente non ha idea che qualcuno stia andando a ucciderlo. Mettiamo vicino un'organizzazione fantasma, così non si accorge proprio di niente. Spero si accorga almeno nel momento in cui lo uccido. Se no è una rottura di coglioni il fatto che lui non giochi. Ok, è lì fermo. Ok. Devi... Ah, adesso si è accorto, eh. Bene, bene, molto bene. Questo mi fa piacere. Il problema è che ha un oppressor, quindi questo come lo elimini? Come lo butti giù dall'oppressor per poi effettivamente giocare con lui? Non lo fai. Potrei provare a killarlo, ma non credo funzionerebbe. Ecco, se avessi la possibilità di utilizzare il cannone, sicuramente farei di meglio. Ho visto e considerato che si può usare solo quando si è passeggeri. Sì! Non ci avrei scommesso una lira in questa kill. Ogni tanto dovrei crederci un po' di più nelle kill disperate. Solo che in genere mi piace utilizzare mezzi di cui sono sicuro riguardo il funzionamento. Bene, ma mi sembra abbastanza stupido, posso dire. C'è un account rango 7000 e rotti, uno dei classici account che girano, ma non mi sembra se lo sia meritato. Devi morire. Ecco fatto, ha tirato fuori l'RPG ma non ha neanche sparato. Piuttosto che prendervi sti account di merda, dovreste farvi un po' di soldi e basta, e il resto farmarlo. Un po' di soldi non dico per forza come quelli che ho io, però qualche decina di milioni. Spiego da anni come farli. Se volete sapere come, scrivetemi ad uno dei contatti qui sotto. Un'altra cosa che mi dà fastidio di sto elicottero è che non si ritraggano le ruote. Dovrei capirne il motivo costruttivo. Forse per la resistenza. Nel mondo reale si parla in sto caso. Visto che è la copia di un elicottero. Un Apache, vero? Mi sembra. Vorrei capire il motivo per cui... Questo cammina, corre a caso. Vorrei capire il motivo per cui è stato scelto questo tipo di sistema. A parte che forse ha talmente tanta potenza bruta che non ha bisogno di essere dinamico. Quanto detesto sta cosa della batteria missilistica, che se tu hai sparato 4 razzi molto tempo prima comunque non si è ricaricata da sola. Allora, per riuscire a colpire lui con i missili guidati, ecco, in questi casi, se non lo sapete, bisogna allinearsi vicino al suolo, perché sennò il missile guidato fa così e all'ultimo va dritto in giù e non riesce a seguire il movimento del giocatore. Mi sa che questo ha deciso di attuare qualcos'altro, un'altra strategia, la dell'Axo, che non è tra le migliori, posso dire? Non è decisamente tra le migliori di strategie, però potrebbe funzionare in questo caso, visto che ho un Hunter. Fortunatamente è blindato, quindi non bastano due missili. Allora, fammi capire. Un altro missile esplodo probabilmente.
Quindi, no, ancora uno ne prendo, ancora due ne prendo, minchia, resiste sto coso. E spara anche missili nel mentre che è distrutto. Non credo lo farai. Va bene distruggermi l'Hunter, ma farmi la kill, no grazie, regalata poi soprattutto. Credo che ti ucciderò tra due secondi. Che cazzo stai facendo? Sei un coglione. L'incompetenza dei miei nemici mi spaventa. Bravo Push. Mi chiedo che cosa si metterà a fare adesso. Anche se a dirla tutta mi sto decisamente annoiando. Devo cercare di fare le kill in maniere strane invece che pusharlo. Cosa che potrebbe essere molto più utile e che mi farebbe fare la kill in maniera facile e veloce. Devo mettermi a far così. Tanto che cazzo di altro dovrei fare? Non è che possa in qualche modo divertirmi in altra maniera. Ecco, posso cercare di ucciderlo, che ne so, spammando qualche missile magari. Ma che è? Devo cercare di prevedere dove andrà. Potrebbe essere l'unica cosa divertente, vedi? Faccio così, mi metto a spammare, prevedo dove va. Che stai facendo? Sta cercando di colpirmi? Non lo so. È morto, di fatto. Senti, mi hai totalmente sfinito di noia! Entro in sessione, c'è gente all'aeroporto e c'è anche gente che sta combattendo in giro per la mappa, qua vicino al casino. Mi sembra ottimo. Dunque, che cosa sta facendo sto tizio? Non si starà mica prendendo il Titan? Si sta prendendo il Titan. Posso dire che sei un grande genio, incredibile. Il giocatore più furbo e esperto che abbia visto su GTA Online. Devo dire, sto elicottero non mi sta dispiacendo ultimamente. Beh, l'ultima volta mi ha mandato in antisportivo. Ah no, credevo stesse... Perdonatemi. Credevo stesse lanciando granate per cercare di uccidermi, non per cercare di distruggere una granata indistruttibile! Che è indistruttibile da oltre 10 anni per entrare all'aeroporto! Ma spiegami, ma che rango è questo? Perché potrei... 256! Sei incommentabile. Uno sta prendendo un elicottero, che elicottero stai prendendo? Ah, un annihilator. Ancora la gente lo prende sto elicottero di merda. Oh, lo puoi colpire, grazie. E niente, dove deve per forza prendere il Titan, perché non può farne a meno. Oh, com'è che non l'ho preso? Vabbè, senti. Tieni. Ecco, c'è altra gente interessante in sta sessione, fortunatamente. I Love Nug non è interessante. No Risk, No Fun non è interessante perché è della MP3. Sto trovando certi dementi incredibili. Gente interessante voglio. Ah, guardate cosa abbiamo trovato. Lui, un tryhard con account moddato, rango 7982 e rapporto negativo, che rischia di venire kickato perché sta killando un poveraccio, come possiamo vedere da queste notifiche. Andiamo a fare un po' di giustizia. Ok, mettiamo subito l'organizzazione fantasma perché siamo quasi arrivati. È qui al casino. Potrebbe essere sopra? Sopra al tetto? È sopra al tetto, molto bene. Come avevamo immaginato. Muori, bastardo! Ti faccio vedere io cosa devi fare. Continuare a morire invece di andare a killare poveri giocatori. Vi difendo io! Attenzione perché potrebbero esserci però anche altri tizi pericolosi, come uno con l'Hunter. Ovviamente vado a distruggere quello che sta distruggendo i nabi, perché poi devo distruggere tutti io. Vai, vai, lancia missili. Colpiscimi pure! Vai, tanto non mi distruggi, stronzo. Vai, spara un altro. Forza, forza, continua. Merda, questo è un problema. Devi, ok, perfetto, chiudi tutti. Non lo far. Ah! Perché sei così bambino? Perché? Perché devi farlo? Con la carabina. Sto tornando. A volte faccio delle mosse veramente abili, pensate. Altre volte mi comporto come un totale cazzone, come sto per fare adesso. Ma la kill la farò lo stesso. Bastardo lurido. Ma come entra dentro al casino? Ah, no, 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 no! Non sta entrando nel casino il bastardo. Sta risalendo sull'attico. Una delle cose che meno sopporto in assoluto è quando determinate persone vanno a prendersi dei vantaggi che solo loro ritengono dei vantaggi. Sai, non è che dici, vabbè, lui vuole il vantaggio, si va a prendere il Raiju, si va a prendere il laser, si va a prendere, va bene, il Kanjali, si va a prendere un aereo utile. No,
il vantaggio per lui è andare sull'attico. Immaginati quanto sei becero e idiota nel prenderti un vantaggio tale che non è nemmeno chissà quanto utile effettivamente, visto che ti sto per venire a killare. O visto che sei morto! Stupido idiota bambino. Ho detto che era un bambino, ecco, si è confermata sta cosa. Abbandonato, va bene. Andrò a killare gli altri. Bastardi, vi stavate facendo bullizzare da lui e adesso vi fate bullizzare da me. Guarda, sì, ma killava tizi fermi. Non è che potessi pretendere chissà cosa da uno che killa tizi fermi. Non si muove, non ha la minima idea di cosa stia succedendo. Tutto che utilizzare i missili guidati quando termina la batteria. Il buono dei missili guidati è che hanno uno splash damage decisamente più grosso. Guarda, 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 non fa nulla, niente, fermo, immobile. Ma perché? Perché? Mi scrive way, non why, perché way. La via, la strada. Ok, un tempo i rapporti tra l'1 e il 2, quelli non troppo bassi ma neanche troppo alti, erano comunque rappresentativi, non dico dell'abilità ma perlomeno delle capacità di un giocatore. Adesso assolutamente no, anche perché pure io ho un rapporto bassissimo a causa del fatto che non venga influenzato dalla free mod. Mi ha distrutto con un singolo colpo di railgun. Uno ha preso la Deluxo, per cosa fare, per uccidermi o per andare via? Non lo so. E non lo voglio neanche sapere in realtà. Riprendo la stessa macchina per andare a riprendere lo stesso elicottero. Sto tornando, bastardo! Lui già si è preparato. Già, perfetto. Lui già aveva capito che stavo prendendo l'Hunter e già si è messo col cannone a rotaia. Dove stai andando? Perdonami, non ti sto capendo. Vediamo, finché sono sull'elicottero fai il forte. Adesso che sto a No, aspetta, non è andata proprio così. Si è messo in passiva. Mi starà scrivendo un messaggio. Che problema c'è con te? Ah, sì! Come se non avessi accettato lo scontro all'inizio e adesso non mi stessi scrivendo perché pensavi di vincere e invece non stai vincendo! Come abbiamo visto nell'episodio precedente in cui utilizzavo l'Hunter, non è così semplice killare un Raiju mentre si sta con l'Hunter. Ma in questo caso, visto e considerato che stanno entrambi fermi come degli idioti, non è così difficile, il compito si semplifica molto. Va bene, prendine un altro, non c'è problema. Fanculo, pezzo di merda. Con lo sparro si è messo. Levati dal cazzo! Stronzo! Vuoi combattere contro... Bene! No! Vabbè, però gliel'ho rotto. Sto usando i mezzi sbagliati, ecco questo dicevo. Che cazzo stai facendo? Minchia, come cazzo sto smirando? Il primo abbandonato. La supremazia in questa sessione, abbiamo capito chi ce l'abbia. Che stai facendo? Se vorrà prendere un altro Raichu, probabilmente. Te lo prendi a fare. Tu ti riprendi il Raiju, io mi riprendo l'Hunter. Ci sto prendendo la mano, mi sta divertendo utilizzare questo elicottero. Posso effettivamente ammettere che in determinati casi sia più utile di quanto non credessi. Il problema è che poi tirate le attivato la modalità fantasma. Tirate le somme, quando arriviamo a un livello in cui serve il mezzo migliore, e in genere le situazioni in cui sto io sono quelle in cui serve il mezzo migliore, questo non è il mezzo migliore, servono mezzi più utili. Nel frattempo io direi di mettergli una taglia di modo da togliergli la modalità fantasma se possibile e fargli un altro paio di kill. Sinceramente non voglio avviare 20 free mod, ecco. Ma che, perché non l'ha tolta? Perché, ah, l'ha tolta, ecco. Ci aveva messo un po' a piazzare la taglia. Lui dirà, ma come cazzo è possibile che mi stia killando lo stesso? Duello, dai, va bene, adesso te lo accetto. Sono curioso di vedere che cosa ha intenzione di fare. Dai, vediamo, vediamo perché mi ha mandato il duello. Oh no. Ah, allora qualcosa lo sa fare, forse, Si mette a lanciare razzi. Va bene, col tuo lanciarazzi rosa. Bastardo! Direi che ti distruggo. Il problema dell'Hunter, ho notato, è che ha poca capacità di roteare. Vedi così. Quando ti stai muovendo soprattutto molto veloce, hai delle difficoltà. Devo ancora capire bene come si controlla. Ma che cazzo stai facendo? Ma stupido idiota. È poco agile, ma lanciato a determinate velocità lo diventa molto meno. Oh, ma che cazzo dici?
è vero, sono in un duello, non posso entrare in un'attività per evitare la kill. Esco dal duello, chi cazzo se ne frega. L'unica situazione in cui posso perdere contro uno scarsone simile, perché mi ritiro io. E sai che ti dico, sei talmente forte, che tra poco mi sa che me ne vado. Fabbrica vedo ovviamente rosa, che prima non ho evidenziato. Ti puoi far vedere un secondo? Ah, lo sai allora che è rischioso farti vedere, lo sai molto bene. Si sta per esporre con la fabbrica vedove, sicuro? Sicuro! Piazzato un C4. Non saprà mai di potersi suicidare per evitare di dare la kill. Quindi perché l'ha piazzato? Ma non lo so e non lo voglio neanche sapere. Guarda che farà. Ah, oh, cioè, io credevo perlomeno avrebbe provato a cecchinarmi, a fare qualcosa. Perché stai facendo così? Perché? Spiegami, perché? Ha riattivato la modalità fantasma. Va bene, d'accordo, mi hai rotto i coglioni, vado via io.